La sanificazione non è stata fatta in maniera adeguata e ancora la scuola è piena di immondizia post a votazioni, vergogna. Sono solo alcuni dei messaggi arrivati questa mattina alla nostra redazione. Tante famiglie ci hanno segnalato i disagi che si sono verificati in diverse scuole di Fano, in cui da domenica a martedì si sono svolte le operazioni di voto e lo spoglio delle schede. Queste ad esempio sono alcune delle foto scattate nella scuola primaria di Bellocchi, invece nella scuola elementare di Carrara Cucurano bambini e genitori si si sono ritrovati all'ingresso intorno alle 8, ma non è stato possibile lasciare subito i più piccoli nell'edificio perché all'apertura il personale scolastico si è accorto della mancata pulizia e di banchi e sedie ancora da sistemare. Alcuni increduli e indignati hanno preferito riportare i bimbi a casa, altri invece li hanno lasciati nel giardino della scuola intorno alle ore 9, poi sono potuti rientrare in classe. A far chiarezza e a rassicurare i genitori è la dirigente Eleonora Ugello. Avevano concordato che ehm, dell'allestimento um, dell delle aule per le lezioni si sarebbe occupato il comune, invece de della rimessa a posto la scuola, solo che purtroppo questa notizia a me non era stata eh, data diciamo, nel passaggio di consegne quindi io non ho predisposto i turni per farsi qui in questa scuola, cosa che invece ho fatto al Battisti eh, nella sede di via 12 settembre e al Volta nella sede di Vico 2 del Mare, che sono seggi elettorali anche quelli, quindi ieri pomeriggio avevo predisposto i turni perché i Bidelli riandassero a rimettere a posto i banchi. Quindi questo aver trovato tutto in disordine chiaramente ha generato un allarme che facilmente ha fatto ricondurre tutto a non è stato fatto niente. E invece non è così, assicura l'augello e questa mattina ha detto "Abbiamo sentito immediatamente il comune di Fano, ho parlato con la dottoressa Olivi che mi ha assolutamente garantito che la sanificazione era stata fatta dalla ditta Papalini, mi ho chiesto ovviamente perché altrimenti non avrei fatto entrare i bambini, non sono un incosciente. E abbiamo ho chiesto comunque che tutto questo mi venisse messo per iscritto perché mi sembra più corretto che le scuole abbiano queste informazioni in maniera certificata. Però mi ha anche letto al telefono con quali prodotti la ditta Papalini, alla quale loro hanno dato l'appalto, ha proceduto alla sanificazione. Ciò che era in disordine è stato sistemato, ha proseguito la dirigente scolastica e in poco tempo la situazione è tornata alla normalità. Inoltre, sempre in mattinata, gli operai della ditta Papalini e alcuni impiegati del comune hanno fatto un sopralluogo rimane secondo l'augello il problema dei seggi elettorali allestiti all'interno dei plessi scolastici che inevitabilmente provocano disagi per questo ha affermato si dovrebbe trovare un'alternativa voi sapete che le scuole hanno l'abbattimento delle barriere architettoniche quindi... Anche a me piacerebbe che non fossero usate, però anche se un po' mi dispiace, dall'altro lato capisco che forse non ci sono soluzioni differenti di locali con queste caratteristiche suddivise nei vari eh, angoli della città. L'ideale sarebbe, eh, come cittadino parlo, non come dirigente ovviamente, fare le, le tornate elettorali in periodo di chiusura delle scuole, semplicemente, magari ci si potrebbe mettere un po' di attenzione o, ehm, se fosse possibile, farli in ambienti non, non scolastici.